con il giornale. Inghilterra spaccata, metà Europa vuole andarsene, nella notte in vantaggio il sì a Bruxelles, Grillo cambia idea, meglio restare. Un titolo molto indicativo questo del giornale, perché la destra populista sta rialzando la testa un po' in tutta Europa dopo i risultati, i primi commenti che arrivano dalla Francia ma anche dall'Italia con Salvini sono quelli di euforia e di, quindi la richiesta di andare al voto anche in Italia, in Francia, in altri paesi europei. Il suo movimento, la spaccatura è tutta politica più che economica. Sentiremo poi dalla voce di Roberto Romano tra pochi minuti che cosa si dice appunto tra gli esperti di economia. Il Mattino, la notte più lunga dell'Europa, il secolo XIX, sceglie la politica per aprire. Renzi, il PD raccolga la sfida, e poi mette in foto notizia, voto inglese sull'Europa, testa a testa nella notte. Una notizia in taglio basso che riguarda l'economia italiana, Ilva, i turchi si sfilano dalla cordata. Il Fatto Quotidiano sceglie tutt'altra impostazione, naturalmente come tutti i giorni, De Benedetti in guai a Renzi, inchiesta per insider trading addirittura è la notizia dell'apertura. Il Fatto Quotidiano dà appunto conto di un'indagine della Procura di Roma. Vediamo di che cosa si tratta. Speculazione, fughe di notizie sul decreto banche popolari, l'ingegnere al telefono me l'han detto a Palazzo Chigi, il premier interrogato come teste. La Brexit guadagna il taglio alto, nella notte della Brexit gli inglesi più vicini all'Unione Europea, titolo è Fatto Quotidiano, anche in questo caso bucando completamente la notizia, poi così come è stata nella realtà. Andiamo avanti, il Tempo, ecco la terra dei fuochi nella capitale, veleni a Roma, il rapporto shock, mancate bonifiche, sigille ai terreni, l'allarme della ASL, falde inquinate, rifiuti interrati e alta mortalità. La Nazione, Renzi è partito all'attacco, è il titolo di apertura, tutto sulla politica. La Nazione sembra mettere... ecco, una piccola foto notizia, Londra ha votato, Europa in vantaggio, titola Nazione che invece appunto sceglie la politica come titolo di apertura. L'Unità, Dio salvi la regina, titola, vediamo se parla di politica. Col fiato sospeso stamattina sapremo cosa hanno deciso i 46,5 milioni di inglesi alle urne, grande attesa di tutti i leader dell'Unione, Remain in testa secondo gli ultimi sondaggi. C'è poco di politica, in realtà è tutto tagliato sulla Brexit, tutta tagliata sulla Brexit, la prima pagina dell'Unità con molti molti commenti, molti interventi, analisi di vari esperti. Ecco, l'Unità preferisce tenersi a distanza da questo scontro politico interno al PD, dagli esiti a questo punto davvero incerti. Bene, allora chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, tra pochi minuti, pochissimi minuti, il collegamento con Roberto Romano, sentiremo appunto le prime valutazioni sulla Brexit dalla sua voce. Ricordiamo che Roberto Romano è un economista della CGIL. Thank you.
allora in perfetto orario rispetto al palinsesto programmato per oggi, noi siamo in contatto con Roberto Romano via telefono. Salutiamo Roberto, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Allora Roberto, qual è stata la tua levataccia questa mattina? Anzi, te la faccio in maniera indiretta. Sei andato a letto stanotte, hai seguito un po' queste ultime battute. Tra l'altro stamattina la stampa italiana è completamente inservibile perché tutti i titoli sui sondaggi, sugli exit poll, ma insomma hanno bucato completamente poi la notizia che si è effettivamente verificata. Questo per dire che l'esito era incerto, appena 2,5 punti, mi sembra di capire, di differenza. Insomma, una competizione sul filo di lana che però avrà conseguenze notevoli. Non tanto da un punto di vista economico, almeno non nell'immediato, ma sicuramente da un punto di vista politico. Tu che idea ti sei fatto su questa vicenda della Brexit? Intanto ti rispondo, ho dormito benissimo. Questa già è una buona notizia. Sono andato alle 3:11, mi sono svegliato alle 7:30, ho portato la bimba all'asilo e onestamente non mi sono, come dire, non ho avuto incubi. Questo già ci rassicura. Questo, come dire, sto relativamente bene. D'altra parte avevo già, come dire, scritto e non cambio ogni di una virgola l'editoriale che ho fatto ieri per il manifesto, che spiegava bene le istituzioni senza, insomma, dire il capitale senza istituzioni, perché di questo si tratta. Se proprio devo dire, fare una sintesi di quello che poi sicuramente poi declinerò, è che per la prima volta l'Europa ha davanti a sé una scelta da compiere, cosa che fino ad oggi non poteva fare in ragione del peso specifico dell'Inghilterra, che era un paese, diciamola tutta, un paese zavorra, perché impediva di integrare le politiche fiscali e finanziarie europee. Compito adesso della politica dei paesi europei, dei dirigenti europei, avanzare una proposta all'altezza della situazione. Poi se abbiamo dei dirigenti, una classe dirigente adeguata, è tutto un altro punto di vista. Ma fortunatamente hanno davanti a sé una scelta epocale, direi proprio che il termine più corretto è questa. Questa era un po' l'analisi anche di molti commentatori nei giorni precedenti, che anzi sottolineavano come nell'un caso come nell'altro, cioè la vittoria del sì o la vittoria del no, avrebbe comunque avuto un effetto di scuotimento. Però lasciamela dire così, non riesco a immaginare una Merkel oppure un Hollande in grado di prendere decisioni all'altezza della situazione, ma questo non per i personaggi, quanto per i difficili equilibri che si trovano a governare. Lo ricordiamo, c'è diciamo così un fronte occidentale molto molto frastagliato, a partire anche dalla posizione degli stessi Stati Uniti, dove anche lì si corre il rischio di un liberismo selvaggio con l'ascesa di Trump. Allora, perché in questo caso forse la questione Brexit va focalizzata su chi perde, chi guadagna, chi perde relativamente e guadagna relativamente. Siamo proprio sicuri che la Brexit sia uno svantaggio solo per la Gran Bretagna? Oppure c'è uno svantaggio per la stessa Germania, per la stessa Europa? Di che tipo di svantaggio stiamo parlando? Allora, mettiamo un altro modo. Questa è la domanda che dobbiamo farci. La Germania esportava beni e servizi in Gran Bretagna. Sì. Alcune società tedesche, italiane, francesi, avevano sede giuridica in Gran Bretagna. Oggi, come dire, il deprezzamento della sterlina e, tra virgolette, l'isolamento della Gran Bretagna fa sì che l'Unione Europea nel suo insieme deve trovare delle politiche che in qualche modo soddisfano aumentino la domanda di beni e servizi che diversamente non troverebbero uno sbocco in Gran Bretagna. In altri termini, la Germania, se vuole continuare a produrre, o aumenta la domanda in Europa o aumenta la domanda in Europa. Certo. Questo già impone, come dire, una rivisitazione delle politiche tedesche. Non che la Merkel abbia questa intenzione, ma se vuole salvare la Germania
da, come dire, da una crescita negativa, perché le sue esportazioni verso quell'area e verso la Gran Bretagna sono condizionate, o cambiano le politiche europee o cambiano le politiche europee. Questo è un punto abbastanza importante. Cioè, poi, tu dici, scusa, diciamo, ti fermo su questo punto, poi andiamo avanti. Tu dici sostanzialmente la sterlina debole di fatto favorisce l'economia della Gran Bretagna, e questo crea problemi naturalmente a tutte quelle nazioni europee che hanno grandissimi rapporti economici. Quindi bisogna ritornare dentro, diciamo così, e pensare a una politica europea propria. Sì, insomma, la Gran Bretagna è sempre stata una palla al piede. Tutte le grandi politiche di integrazione fiscale, sto parlando di cose abbastanza precise come la tassazione minima per le multinazionali, la Gran Bretagna non le ha mai volute, le ha sempre bloccate. Così come il controllo, gli interventi sui paradisi fiscali, la Gran Bretagna le ha sempre bloccati. Adesso certe politiche minime saranno, come dire, obbligatoriamente prossime. Perché non è possibile che in un'isola di prossimità all'Unione Europea ci sia il più grande paradiso fiscale al mondo, che è la Gran Bretagna ed è la City. Secondo voi, parlo in plurale maestatis, l'Unione Europea può permettersi di continuare ad avere un paradiso fiscale di questa portata? Ho qualche sospetto. Credo che qualche, nella contrattazione che ci sarà tra UK e Unione Europea, la movimentazione dei capitali sia un capitolo su cui bisognerà riflettere, per esempio. Questo non è un aspetto di poco conto. In più occorre in qualche modo ristrutturare l'Europa in un processo a più lungo termine, perché occorre che l'Unione Europea non sia più ai margini della soluzione delle politiche economiche internazionali, ma che diventi protagonista, e quindi si deve strutturare di una propria politica fiscale, di un proprio bilancio europeo. Occorre che venga ceduta sovranità nazionale, ma non sovranità tout court all'Unione Europea, Commissione Europea così com'è. Occorre cedere sovranità in ragione di un bilancio europeo capace di risolvere le divergenze all'interno dell'Unione stessa e quindi rilanciare la domanda. Insomma, per la prima volta l'Unione Europea si trova a dover scegliere se avere uno Stato grande, soprattutto grande nelle idee. Padoan l'altro ieri aveva detto alcune cose di questo tipo, Ignazio Visco idem, Romano Prodi la stessa cosa. Non so, io la vedo come più una grande intravedo un'opportunità, che poi possa essere declinata in positivo, dipende tutto quanto dai leader. Se io penso a Renzi, certamente non che la cosa mi faccia star bene, ma però, come dire, intravedo delle domande di fondo a cui fino adesso siamo scappati, l'Unione Europea è scappata, è fuggita. Ebbene, adesso è costretta a farsele. Cosa vogliamo fare da grande? Ecco, tu giustamente hai messo l'accento sulle politiche, diciamo così, di medio-lungo periodo. Gli ascoltatori vorrebbero capire qualcosa di più, se riusciamo un po' a focalizzare che cosa accadrà nel breve, e cioè questa sterlina debole potrebbe essere una minaccia o no? La sterlina debole può essere una minaccia nella misura in cui la Gran Bretagna ha qualcosa da vendere. In realtà la produzione industriale, la manifattura inglese non ha nulla, cioè è come, mettiamola così, la manifattura italiana è superiore alla manifattura inglese.